Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo tornati qua su Minecraft perché ci sono due fornaci attive. Stiamo in uno, ho già finito di sciogliere il tin e oggi proveremo prima cosa a farci un lingotto. Non un lingotto, ma un piccone di tin. Vediamo se si può fare. Voglio vedere se si può fare il piccone col tin. Ovviamente non si può fare, perfetto. E che ci si fa con questo tin allora? Le armature? Spero le armature, noi poi abbiamo solo tre lingotti, vabbè. E allora ce li mettiamo da parte. Vediamo se col copper si possono fare armature. No. E vabbè, allora che ci si può fare con questi minerali? Boh, meno male che abbiamo il ferro. Ah, noi dobbiamo andare a provare quel tubo là fuori e allora andiamo subito a provare. Tanto qua ce la fa il carbone e portiamoci un lingotto di ferro così proviamo il coso. Andiamo a provare quel tubo perché ci aveva messo un minerale dentro e ce lo siamo presi il lingotto, ovviamente no. Uno no, glielo portato, devo fare questa strage, io mi portavo un lingotto. Sì, vabbè, non ne porto tutti i pendi, vaffanculo. Tanto l'SCP di oggi è questo qua. Mi ispira solo queste luci nuove. Non abbiamo mai visto queste luci qua, quindi proveremo a vedere questo qua. Ah, qua stanno ancora i segni che ci ho messo la volta scorsa. Io però ci ho messo solo un lingotto. Drop. Anomalous Essence. Ci dà. Proviamo a prendere questa Anomalous Essence. Boh. Proviamo a prendercene tanta, non lo so, se è Anomalous Essence. Ci può andare pure la carbonera, il carbone, diamanti, questo rosso non lo so che è. Quello che è il pollo. Ah, tra l'altro non abbiamo visto più quel coso, l'SCP-999 che abbiamo incontrato nello scorso video. Non lo so che fine ha fatto, non ci sta. Vabbè, tanto non era tanto utile, cioè alla fine ci dà solo la rigenerazione. Io posso sti lingotti a casa perché vorrei non morirci. Proverei a non morire oggi, ecco. Perché nemmeno col 173 volevo morire, però sono morto alla fine. Io ho sentito un rumore brutto quando si è chiusa la porta. Non lo so se l'avete sentito voi, però. Noi ovviamente andiamo all'SCP. Che è questo qua. Caliamo l'acqua, ovviamente, andiamo. Ah, non sembra tanto profondo questo, meno male. Posso riprendere direttamente l'acqua da qua sotto, quindi senza che riprendo l'acqua. Carta di livello 5, la Madonna, che è SCP? Il peggiore del mondo. Vabbè, sfondiamo la porta, tanto. Ah, ma sta tutto qua, praticamente. Questo è l'SCP. Bellissimo, è livello 5 serve. È un libro. SCP-1025 token. Ah, ecco, appunto, sì, è un libro, sì. Oddio, era scomparso, mi sono messo paura. Perché si faccio così scompare? Vabbè, comunque l'SCP-1025 dovrebbe essere l'enciclopedia delle malattie. Vediamo un po', l'enciclopedia delle malattie comuni. SCP-1025 e in teoria leggendo il nome di una malattia comune a quanto pare, quindi non lo so, il raffreddore, che malattie esistono, boh. In teoria tutte le malattie ci stanno. Non vorrei scassare la porta, quindi questo ce lo possiamo pure portare. Tanto non dovrebbe essere safe, non lo so. Portiamoci a casa, mi porterei pure due di questi scaffali. Giusto due me ne porto, tanto sta a posto così. E un lettore pure me lo porto. E portiamoci pure tutti e due, tanto qual è il problema? Via, si risale allora. Mo, tu, lo provo a cercare perché non lo so manco io che malattie ci possono stare scritte. Voglio vedere soprattutto di che classe è. Quindi mi metto una torcia, SCP-1025,
Encyclopedia of Common Disease. Ok, Enciclopedia delle malattie comuni, vai. Classe safe, sì. Ah, classe Keter. Sì, Keter barra safe. Vabbè, non si sa se è Keter o se è safe, praticamente. No, porca puttana, ho tolto l'acqua. Io sono proprio un coglione di merda. E mo? Lo sapevo io che non dovevo mettere la cosa. Vabbè, risaliamo così. Tanto c'è il piccone di cose. Così ci prendiamo pure sto tin qua. Mannaggia, io mi sono andato a morire. Meno male che non sono morto. Sta pure il ferro, meno male, tanto non mi interessa manco. Ce l'abbiamo. Io così risalgo di solito, però non l'ho mai fatto in video. Ho fatto sempre off camera. Mo però abbiamo sto libro in mano e dobbiamo fare un boot. Abbiamo pure tutte le cose, l'enciclopedia delle malattie comuni, SCP-1025, non sembrava tanto profondo, quindi non dovremmo impiegare tanto per risalire. Dai, ci dovremmo quasi essere. Sì, infatti, vedo la Terra. Il problema è che non c'ho la pala, quindi si dimostrerà fatale questa Terra, rallenterà di molto i lavori di risalitura dell'SCP. Eccoci qua, siamo risaliti per fortuna. Dovrei aver preso pure una lampada. Vabbè, c'è l'inventario completamente pieno. Comunque, mettiamoci qua dentro e proviamo questa SCP. Tanto ci sta solo il 1062. Volete che possa succedere? Allora, a causa del suo potenziale, un'arma biologica in grado di distruggere completamente ogni forma di vita sulla Terra, SCP-1025 deve essere conservato in un cavo sotterraneo isolato. Sorvegliato da non meno di 10 guardie armate da sostituire. Poi sta tutto censurato. Previsione: SCP-1025 deve essere conservato in una cassetta di sicurezza protetta da password. Ulteriori ricerche richiedono l'approvazione degli 05. SCP-1025 è un libro con rilegatura rigida, lungo approssimativamente 1500 pagine. La copertina e il dorso presentano il titolo L'Enciclopedia delle Malattie Comuni. La pagina dell'editore indica che il libro fu stampato nel 1900, non si sa, dalla non si sa Press. Non è stata trovata alcuna altra copia di un libro con quel titolo e quell'editore. E di quell'ultimo non esiste nessuna traccia. Coloro che leggono il libro sembrano manifestare i sintomi di qualsiasi malattia che leggano. Precisamente quello che ho detto io. Però io perché non sapevo di che classe era, mo si è fatta notte, quindi direi prima di dormire e poi. Scusate, vediamo questo libro di che natura è. Che cosa ci succederà? Che malattie ci stanno su Minecraft? Mica ci viene il raffreddore. Ci verrà l'ansia, penso, la paranoia. Sintomi che abbiamo già affrontato. Proviamo a leggere. Beh, tasto destro. Perfetto, privazione del sonno si è venuta, quindi privazione del sonno, affaticamento 2 e debolezza 2, cose che passeranno dormendo, penso. Proviamo a rileggere, ci è venuta nausea, che io non vedo con l'effetto di nausea però. Proviamo a rileggere, ci è venuta pure sfortuna. No, libel infestation, no, raga, no, vabbè, sì, pure libel infestation. Ok, cecità vorrei. No, vabbè, tutto infinito. Sì, la Madonna, che ci sta succedendo? Ah, è pure l'ansia, però non vedo con l'effetto di ansia, mi sembra proprio strana sta cosa. Vedo solo cecità e. Vedo solo cecità. Cecità molto alta, penso, perché io non vedo assolutamente niente. Vorrei rientrare pure in casa, almeno è sicuro che sto sicuro. Intanto mettiamoci a posto il token dell'SCP 1025 token. Ah, ok. No, vabbè, c'ho danno infinito, muoio. Muoio, 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 c'ho danno infinito, che volete?
Sono morto per soffocamento. No, vabbè, si è rotto il mondo. Sì, si è rotto decisamente il mondo. No, ok, vabbè, si è ripreso. No, non lo so che sta succedendo. Sono morto per soffocamento. Ci ho avuto danno infinito. Non potevo fare niente. Vorrei riprovare però, vediamo se ci escono le stesse cose. No, stavolta solo affaticamento. Adesso lentezza, non tanto alta, cecità. Adesso anche colpa. No, sanguinamento fatale no, vabbè, mo ci muoio di nuovo. Vabbè, proviamo, proviamo a spammare. C'ho di tutto. Allora, c'ho di nuovo danno infinito, c'ho sanguinamento, sanguinamento fatale, cecità, nausea, sfortuna e lievitazione. Ho premuto un'altra volta, non lo so che altro mi è uscito. Sono di nuovo morto per soffocamento. C'è sta un botto di sangue qua per terra. Tra l'altro. Ah no, mamma mia, mi sono messo paura. Pensavo avevo perso le cose, invece stavano sul vetro. Meno male. No, perché se perdo sta spada di Telekill poi è finita. Lascia pure ce l'ho. Vorrei riprovare ancora una volta. Di nuovo privazione del sonno. Tranquillizer. Ok, dovrei stare sicuro allora. Adesso paranoia, ecco, ve l'ho detto io, ci usciva pure paranoia. Paranoia praticamente di girare visuale e tu no. Ok, adesso c'è sanguinamento, quindi al prossimo dovrei morire. C'ho anche sfortuna adesso. E adesso c'ho veleno. Però non sento il rumore del veleno. Io più che altro sento un cuore che batte. Più che il veleno. No, la keycard voglio. Voglio la keycard. La keycard. E praticamente ci muoio io con questo veleno, perché non penso che rimanga con mezzo cuore. Infatti sto morendo. Cioè io dovrei rimanere in fin di vita con il veleno, in teoria. Sì, infatti sono rimasto con mezzo cuore. Eyeball infestation, aggressione, nausea, cecità e sono morto per soffocamento di nuovo. Non lo so, sto libro è pericolosissimo perché poi le malattie sono infinite. Penso che passano prima o poi, però non si può sapere. Io comunque chiuderei qua il video. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti, grazie per la visione.